Buonasera, ecco che ritorna l'Abruzzo del pallone, non c'è Jacopo Forcella che oggi era in trasferta, lo salutiamo, tornerà chiaramente già da domenica prossima alla postazione di comando, ma con lui e anche con lui abbiamo vissuto questo pomeriggio davvero intenso in chiave abruzzese, Serie C con la vittoria del Pescara, la sconfitta del Teramo, le dichiarazioni in ambito societario, poi la Serie D con il big match di Fiuggi che va al Fiuggi, perde il Pineto, il notaresco che firma il colpo in casa del Fano, finisce senza gol il derby tra Vastese e Chieti, nulla da fare per il Nereto che perde in casa con il Montegiorgio, ieri sospesa la partita del Castelnuovo. In mia compagnia in studio c'è Aldo Fattore, ben ritrovato Aldo. Buonasera, grazie per l'invito. Opinionista, dirigente sportivo. Vecchio rincoglionito, sì, tutto. Ma in grande forma, grazie Aldo per la tua presenza. Vado a salutare nella stanza Zoom, non c'era questo pomeriggio perché eravamo pieni di collegamenti, ma voglio sentire la sua voce dopo la prestazione in particolare del Pescara questo pomeriggio. William Carosella, ciao William. Ciao William. Buonasera a tutti, grazie, buonasera a tutti. Ciao William, poi chiaramente ci alterneremo con i nostri opinionisti e colleghi nel corso di questa lunga serata. Andiamo a vedere i risultati di Serie A, solo per prendere atto, visto che si sta giocando il match delle ore 18 nel corso del secondo tempo. Il Napoli poco fa ha segnato con Zielinski in questo derby campano che sembra piuttosto sofferto per la squadra di Spalletti, ma appunto Salernitana 0, Napoli 1, siamo appena oltre la metà della ripresa. Questa sera poi Roma-Milan. Vediamo la Serie C, i risultati di questa giornata che non è completa perché domani sera ci saranno Reggiana Lucchese e Gubbio Siena. Le gare giocate oggi, in realtà una in sovrimpressione è stata giocata ieri, quella di Viterbo, Viterbese ancora 2-2, poi le gare di oggi, Cesena-Pistoiese a sorpresa 0-0, Fermana-Pontedera 1-0, Grosseto-Vispesaro 1-1, Modena-Carrarese 2-0, Montevarchi-Teramo 3-1, Pescara Olbia 1-0, Virtus Entella Imolese 2-0 per una classifica che vede la Reggiana ovviamente sempre in testa, raggiunta dal Cesena che però ha perso l'opportunità di essere per almeno 24 ore in testa al campionato. Reggiana e Cesena 25, Reggiana che appunto giocherà domani pomeriggio, Modena che si avvicina e va a quota 24, Ancona e Pescara 20, 18 per Imolese e Vispesaro, 17 per Gubbio e Siena che hanno lo sconto diretto domani sera, Entella 16, Carrarese 15, Lucchese 14, Olbia e Montevarchi 13, Pontedera e Fermana 12, Teramo 11, Pistoiese e Grosseto 10, Viterbese 7 punti, Teramo che dunque scivola in zona play-out, Pescara che per il momento rosicchia punti ad alcune squadre che sono davanti, in particolare ad Ancona e Cesena. Vediamo la Serie D, Girone F, i risultati finali, anche se c'è questo Castelnuovo Recanatese che come detto è gara sospesa al secondo minuto della ripresa, gara che andrà completata. Poi le gare di oggi, Castelfidardo Matese 1-1, Fano Notaresco 1-2, Fiuggi Pineto 1-0, Nereto Montegiorgio 0-2, Porto d'Ascoli Tolentino 1-0, Trastevere Aurora Alto Casertano 1-0, Vastese Chieti 0-0, Vasto Girardi San Benedettese 3-1 per una classifica che vede il Fiuggi consolidare il suo primo posto, 18 punti, l'altra laziale, il Trastevere all'inseguimento a 3 punti di distanza 15, poi Recanatese, Pineto, Notaresco, Castelfidardo e Porto d'Ascoli 13, ma la Recanatese deve concludere la sua partita con il Castelnuovo, potrebbe potenzialmente salire a quota 16 punti, Recanatese che al momento dello stop della partita era in vantaggio 1-0, Matese 12, Castelnuovo 10, Tolentino, Vasto Girardi e Chieti 9, Vastese e Montegiorgio 7, Fano 5, San Benedettese 4, Nereto 2, Aurora Alto Casertano 1 punto. Allora, intanto nel posticipo di Serie A, espulso l'ex biancazzurro Castanos, dunque Salernitana in 10 uomini a 20 minuti dalla fine. Allora, andiamo subito a concentrarci sul match del Pescara. Chiedo intanto un giudizio a William, che non ho sentito questo pomeriggio. Vittoria arrivata nel finale, sofferta perché è stata necessaria questa zampata di Drudi a 5 minuti dalla fine. Drudi che proprio oggi rientrava a disposizione di Auteri. Ah, diciamo che di positivo, proprio positivo, ci sono i 3 punti che erano necessarissimi. Perché se non avessimo vinto, oggi adesso staremmo a parlare in maniera molto diversa, tenuto conto anche della classifica,
che è diversa, diciamo. Per quanto riguarda la novità è quella di non aver preso gol, ed è una cosa positiva, perché noi in 11 partite abbiamo preso sempre gol. Adesso è chiaro che questo test io non lo ritenevo proprio eccezionale, un test validissimo, perché è una squadra che reduce da una sconfitta pesantissima contro il Modena, e peraltro ha dimostrato che sì, ha saputo gestire, si è difesa con ordine, diciamo, ci ha messo anche nelle condizioni di non poter magari andare a rete. Voglio dire che noi le occasioni le abbiamo create, le abbiamo, ma non con uno schema di gioco, con delle trame offensive importanti. È la qualità dei giocatori che prevale in questi casi, e noi praticamente abbiamo giocatori molto più validi dell'avversario, okay, che William, abbiamo affrontato però oggi. Io sento Aldo, io ho detto oggi in trasmissione, se il Pescara vince molti diranno che l'Olbia non è un avversario all'altezza della situazione, però è pur vero, abbiamo ricordato che l'Olbia ha perso solo alla fine a Reggio Emilia contro la Reggiana, ed è una squadra che comunque può dare delle insidie. È chiaro che non ha lo stesso lignaggio del Pescara, però le partite vanno vinte sul campo. William è abbastanza critico, tu sei altresì critico o vuoi trovare qualcos'altro di positivo? No, io dico prima di tutto che partite facili in questo campionato, mettiamoci in testa, non esistono. Ci sono squadre che sono inferiori tecnicamente, però all'atto pratico uno può essere smentito un momento all'altro. La partita di oggi a me è piaciuto del Pescara solo il primo quarto d'ora, che l'ha preso, ha cominciato la partita al verso giusto, ha avuto due occasioni con Galano, dopo piano piano ha cominciato a giocare gli stessi ritmi dell'Olbia e alla fine ha rischiato, se non ci fosse stata, come hai detto, la stampata di Trudi, molto probabilmente il Pescara saremmo a commentare un altro risultato. 0-0. C'è un discorso da fare. Io adesso, se vogliamo avere qualche speranzola, questo potrebbe essere il crocevia del campionato. Sì. Perché? Tu adesso c'hai uno scontro a Cesena. Se tu non dovessi perdere a Cesena, poi c'hai sei partite per allacciarsi alle prime. Perché dice che l'ultima parte ci abbiamo sei partite, Grosseto, Pontedera, Lucchese. Insomma, sono tutte Pistoiese e Imolese, escluso l'Imolese che potrebbe essere che poi è l'ultima di andata. Le altre sono tutte alla tua portata. Aldo, però ti stai contraddicendo. William, torno subito da te. Partite facili. Facili queste partite. William, mi sto allacciando al discorso, se volesse avere ancora qualche speranza, perché se sbaglia qualcuna di queste partite si deve rassegnare a fare un campionato, piazzarsi nella maniera migliore dei playoff, perché fino adesso non si è espresso. Io però tre cose positive di questa partita, che non abbiamo preso gol dopo 11 partite. La seconda cosa, ha detto che è meglio giocare, secondo me, giocare a 4 in difesa. È vero che Drudi ti è mancato, però ti dà. E la terza cosa che ha detto, e voglio sperare che il signor Auteri, che stimo fino al 90esimo, dopo le sue interviste. Non ti piace? No, mi metto i tappi di cera perché non ne avevo sentito. Spero che il signor Auteri abbia capito per l'ennesima volta che c'è un giocatore che è un peso per questa squadra. E parlo di Memushai. Okay. Oggi è stato per me il peggiore in campo in senso assoluto. E tant'è vero, William, che diceva Aldo della difesa a 4, ma poi il Pescara ha vinto la partita quando ha tolto un centrocampista, ha messo Zappella e si è rimesso 3-4-3 in quel momento. E questa cosa è stata anche analizzata da Auteri in conferenza stampa. Però fammi sentire William su questa cosa. William. Sì, ma la verità è sicuramente... Quindi poi il modulo c'entra, ma fino a un certo punto. Ma guarda, sì, c'entra relativamente, però c'è da dire che questa squadra è stata...
creata 3 mesi fa, praticamente 2 mesi fa quando è stata creata, ed ha seguito, diciamo, il dettato tecnico dell'allenatore, e quando cambi modulo è chiaro che devi anche collaudarlo dopo il modulo, e non è semplice. Per cui quando ritorni a delle nozioni che tu hai già appreso come giocatore e dei meccanismi che possono sicuramente ritrovare diciamo, l'efficacia, allora sì che succede che magari qualcosa di buono viene fuori. Però ripeto, io per me contro il Cesena sarà il test valido. Infatti, se superi quello dopo peraltro c'è da dire che il Cesena fuori casa è molto più forte, quindi non è che dovremo magari avere tanto timore, però sicuramente già metti pressione, William, oggi 0-0 in casa con la Pistoiese il Cesena. Sì certo, appunto. E allora al di là del risultato è sempre la prestazione che è un segnale per il prosieguo del... Cioè, noi adesso parlavamo 2 settimane fa di Filotto, che purtroppo magari è stato interrotto, però adesso possiamo farlo questo Filotto, anche se, come dice Aldo, le partite facili non esistono. Se la squadra funziona, se l'allenatore ha in mente finalmente una squadra tipo, una formazione che possa sicuramente garantire molto di più di quanto non abbia fatto finora, okay, allora possiamo anche sperare. Però è difficile, perché se domani la Reggiana vince, ma ti rimette a 8 punti, è difficile, difficilissimo. Va bene, ora non precorriamo i tempi, diamo un po' spazio. Aldo, dobbiamo vedere il servizio rapidissimo. Detto, è entrato Zappella, si è rimessa a 3 per un semplice motivo, che loro sono tirati un po' indietro, è chiaro. Quello ha inciso, ma non solo. Intanto, sempre 0-1 a Salerno, ma Napoli, anch'esso in 10 uomini, espulso Koulibaly dopo l'espulsione di Castanas. Andiamo a vedere il servizio firmato da Paolo Renzetti. Pescara batte Olbia 1-0. Ci è voluta una rete di Drudi all'85esimo per piegare la resistenza dell'Olbia e regalare la vittoria sicuramente meritata al Pescara, che sale così al 4° posto in classifica. Ora mercoledì il Teramo in Coppa Italia e poi lunedì l'atteso posticipo di Cesena. Nella seconda sfida stagionale con i sardi, Auteri manda in campo il Delfino con il 4-3-3. A sorpresa in campo Galano dal primo minuto. In difesa si rivedono Drudi, che sarà decisivo con il suo gol e in grosso. Fra i bianchi ospiti assente il bomber Udo per squalifica. In campo gli abruzzesi Mancini e Giandonato. Canzi schiera la sua squadra con il 4-3-1-2. Clima primaverile all'Adriatico, dove si gioca di fronte a 3.000 spettatori. Dopo le prime fasi di studio all'ottavo si vede la squadra di casa con un tiro al lato di Galano. All'11esimo ancora Galano con un rigore in movimento trova il miracolo di Ciocci che salva. Partita già indirizzata con i biancazzurri costantemente in avanti alla ricerca del gol. Il lungo possesso palla però non regala altre emozioni, con la squadra di Auteri che spinge senza costrutto fino al 35esimo, quando anzi l'Olbia arriva ad un passo dal gol con Brignani, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa locale, che poi riesce a salvarsi. Si arriva così negli ultimi minuti della prima parte di gara, quando al 42esimo De Marchi si divora il vantaggio dopo un'uscita avventata del portiere dell'Olbia. Al 44esimo risposta ospite con il colpo di testa di Mancini, che costringe Di Gennaro a smanacciare il pallone oltre la traversa. Nella ripresa il Pescara parte all'attacco. Al 5° minuto Ferrari trova il gol che viene annullato dal direttore di gara per azione fallosa del bomber abruzzese su Pisano, che poi si infortuna lasciando il campo a Simone Pinna. Al 22esimo ancora gol annullato a Ferrari per fuorigioco. L'ex Comasco ci riprova di testa al 26esimo, ma la palla finisce di pochissimo al lato. Resiste così la diga ospite con Di Gennaro, che al
31esimo salva la disperata in area su De Marcus, facendosi anche male e lasciando il campo a Sorrentino. Al 40esimo però finalmente il Delfino trova il gol del meritato vantaggio con Mirko Drudi, che sugli sviluppi di un corner sulla linea di porta mette la sfera alle spalle del portiere dell'Olbia, andando poi a festeggiare con tutti i compagni sotto la curva nord. Un urlo liberatorio per i tifosi di casa, con il Pescara che la sblocca proprio ai titoli di coda. Una gara complicata che i biancazzurri sono riusciti a portare a casa con Ciocci, che poi al 95esimo dice no anche a Rauti. Il Pescara vince, ma è vietato fermarsi lunedì prossimo a Cesena. Sono attese conferme. Questo è il film della partita. Aldo, abbiamo rivisto un Pescara che ha avuto delle occasioni, l'Olbia non è stata a guardare, chiaramente ha fatto il possibile. Tu hai qualcosa da far notare sull'azione che ha preceduto il gol partita? Perché c'è stata l'azione di De Marcus, l'uscita di Gennaro, che peraltro lì si è fatto male. Bisogna vedere insomma qual è l'entità del problema alla spalla. Si parla di una contusione, di una botta, sarebbe la diagnosi migliore se fosse confermata, perché questo prevederebbe uno stop di poco tempo per il portiere del Pescara. Se ci fosse qualcosa di più grave, a quel punto sarebbe preoccupante, perché Pescara perderebbe uno dei suoi punti di forza, anche se il 12esimo Sorrentino è giovane ed è assolutamente in gamba. Voglio fare una premessa. Sì. Odio tutte, dalla Serie A alla terza categoria, tutti quelli che cercano nell'arbitraggio un alibi, giusto? Il Pescara, quando ci ha avuto Reggiana, compagnia bella, oggi secondo me, anche se l'Olbia non meritava, oggi secondo me, se l'arbitro avesse dato un rigore contro il Pescara, non c'è da gridare lo scandalo. Vediamo l'episodio. Cioè questo voglio dire, alla fine del campionato si bilanciano le cose. Tu guarda a velocità normale, è a velocità normale. Questo, io a velocità normale ho chiaramente visto Di Gennaro sulla palla. No, quello che ti voglio dire. A mio avviso, se qui dà rigore, l'arbitro sbaglia. Sbaglia. Poi un arbitro può anche darlo questo rigore. Sì, ma e lo fa può sbagliando. Te lo può dare. Ecco perché dico che quando ti va contro l'arbitraggio bisogna stare zitti, però bisogna stare zitti anche, come in questo caso, anche quando c'è qualche ombra qui di dubbio. Peraltro uno degli errori commessi dal Pescara, uno dei pochi errori, ma qui c'è, perché in grosso non tiene bene la linea, De Marcus scappa sul filo del fuorigioco ma in posizione regolare e Di Gennaro rimedia. Poi tu dici che ci poteva stare il calcio di rigore. No, ho detto se l'arbitro l'avesse fischiato non c'era da gridare lo scandalo. E ti voglio dire una cosa, un altro mi piacerebbe vedere un altro episodio che io mi sto chiedendo tuttora, come ha fatto De Marchi a sbagliare, ha scavalcato il portiere. Vediamo se la regia riesce a trovare l'episodio alla fine del primo tempo. Nel frattempo chiedo a William cosa pensa di questo episodio, questo contatto tra De Marcus e Di Gennaro, e se dobbiamo sperare che Di Gennaro insomma non si sia fatto troppo male per insomma, lo sviluppo del campionato del Pescara. Speriamo vivamente che non si sia fatto male in maniera pesante. Però io dico che praticamente l'arbitro ha arbitrato, secondo me, bene oggi. Arbitrò bene, sì, ti voglio dire. E anche in occasione del presunto rigore, io credo che abbia valutato in maniera giusta, perché il portiere ha toccato il pallone e quindi praticamente il rigore non esiste. Non sì, c'è. E quindi l'arbitro, forse non ci siamo capiti, sì, che l'arbitro, se l'arbitro avesse dato il rigore contro, vabbè, ho capito, Aldo dice che il Pescara ha corso un grande rischio, nel senso che un altro arbitro poteva dare un rigore anche sbagliando, ma poteva dartelo. Andrea, sarebbe stato un errore. Per fortuna Di Gennaro qui ha rimediato bene. Sì, sì, William, è stato bravo. Andrea, Di Gennaro lì praticamente c'è stato un errore gravissimo da Quale? Parte della difesa del Pescara. In particolare per Di cui Ingrosso, che ha spezzato la linea. No. Esatto, sì. Poteva benissimo andare in vantaggio. Sì, se magari rivediamo questa azione, William, e riusciamo a fermare rigore, al momento del lancio, rigore, vedremo come Ingrosso non ha tenuto la linea. E l'arbitro è stato bravo. William, come dicevo ad Andrea, mi piacerebbe vedere alla Moviola come ha fatto a sbagliare De Marchi
dopo aver fatto il pallone sul portiere. È stato bravo il difensore a recuperare. Come dietro. Ha fatto? Non lo so. Da dietro è arrivato il difensore che ha recuperato e lui ha salvato, perché il portiere è uscito a vuoto. E praticamente non ha fatto in tempo a calciare, che l'avversario lo ha aggirato e ha praticamente calciato prima di De Marchi. È stato bravo il difensore. Ma non lo so. Ok, comunque, volendo dare una valutazione più generale alla prova di questo pomeriggio, William, tu insomma delle perplessità le mantieni, però dovendo dare una valutazione su questa prova e anche mettici in queste considerazioni Galano, che oggi è stato rispolverato all'improvviso sì. da Gaetano Auteri, che mi dici? Sì, diciamo che nel primo tempo ho visto solo Galano, parliamoci chiaro. Ah, nel okay. secondo tempo la squadra ha giocato in maniera più corale, eccetera. Però c'è da dire che ci sono una cosa certissima che ho chiaramente fatto, ho evidenziato nella partita precedente, che Ferrari è il centravanti del Pescara. Sì. Parliamoci chiaro. E anche perché oggi Ferrari, lo fa capire chiaramente. Ecco, appunto. Allora, già abbiamo un punto fisso. Sì. Poi abbiamo altri giocatori che devono, Drudi per esempio in difesa, a parte quel periodo diciamo poco brillante, è sicuramente un punto di forza. A centrocampo c'è Pompetti che è sicuramente validissimo, la spina dorsale l'abbiamo costruita, adesso bisogna chiaramente, però siamo sempre in fase di costruzione, ma sono troppo tempo Auteri ci ha messo e speriamo che abbia in mente la squadra titolare. Ecco l'azione di cui state parlando. È stato bravo De Marchi che riesce in qualche modo a scavalcare Ciocci e poi nei pressi della linea di porta viene rimontato. Non so neanche se era sua intenzione andare a scavalcare il portiere, se voleva essere direttamente un pallonetto. Ecco qui, lui a mio avviso questo è un tentativo di pallonetto che però è un po' strozzato e alla fine Pisano mi pare che salvi nei pressi della riga di porta. Andrea, allora. Sa perché? Perché sì. ha colpito il pallone troppo quando era in posizione troppo alta. È vero. Lui voleva fare un pallonetto per scavalcare il portiere, ci riesce ma la palla non va in porta. Se l'avesse fatta scendere almeno di 20 centimetri avrebbe fatto il pallonetto in porta. Ma forse lì non c'era il tempo di farla scendere perché era comunque pressato da un altro difensore, non so se è Emerson. La ragione è quella. Perché lui ha colpito il pallone quando viene preso da Brignani e poi Pisano va a togliergli la palla dalla disponibilità. Aldo, rapidamente, perché volevo solo dire una cosa che sono perfettamente d'accordo con William. Io voglio sperare che l'allenatore cominci a creare una formazione base da qui alla fine del campionato, perché ogni partita cambia formazione. Sembra dall'esterno che sia in confusione. Okay. Questa è una mia impressione. Andiamolo ad ascoltare Gaetano Auteri. Oh, bella moglie. Abbiamo fatto nel secondo tempo soprattutto, perché nel primo tempo sotto il profilo dell'aggressione non abbiamo fatto benissimo, abbiamo fatto fatica a scalare le posizioni, anche un po' di paura, anche un po' di tensione. Chiaramente è figlio dei risultati precedenti, poi siamo rimessi a posto alla fine del primo tempo e abbiamo alzato ancora i ritmi. Le partite sono tutte sofferte, perché è normale che sia così, magari se l'avessimo sbloccata prima sarebbe stata un'altra partita. Pronti via abbiamo avuto due o tre situazioni importanti, però andiamo avanti, prendiamo atto che comunque abbiamo vinto con merito, perché questo è importante. Galano ha fatto una buona partita, era praticamente alla terza, quarta presenza, è un giocatore che chiunque gioca dopo 11-12 giornate di campionato inizialmente può fare bene, lui c'ha le qualità, poi un pochino è calato, ma è normale, normalissimo, è una buona base di partenza. Io non c'ho nulla contro nessuno, lo ripeto ancora una volta. Adesso lui è tornato a essere un giocatore più disponibile e quindi più disponibile verso l'obiettivo, poi le qualità di Galano le conosciamo. Sono contento, certo che sono contento di quello che ha fatto. Mister, tra le note positive di oggi, per la prima volta in stagione avete chiuso senza prendere gol, anche un dato significativo, questo importante anche a livello morale per la difesa.
Qualche errore l'abbiamo commesso lo stesso, perché nel secondo tempo è uscito Di Gennaro in una situazione in cui non doveva uscire, non abbiamo letto una traiettoria anche facile da leggere, però è una buona base di partenza. Resettiamo e andiamo avanti, perché dobbiamo crescere, perché dobbiamo dare continuità alle prestazioni. Oggi c'era un po' di tensione, per cui inizialmente l'impatto è stato buono, poi abbiamo fatto fatica inizialmente, io ho fatto fatica dalla panchina a far capire alcune cose che i ragazzi conoscono, però poi finalmente le abbiamo fatte, abbiamo alzato i ritmi della gara, impedendo soprattutto a loro di giocare e di fraseggiare, è stata questa la chiave di volta, quindi impedisce a loro di fraseggiare e alzi i ritmi sotto il profilo dell'intensità e della continuità del gioco d'attacco. Le parole di Auteri, che ha detto insomma qualcosa lì dietro, nonostante non si sia preso gol, non è andato tutto per il verso giusto. Abbiamo analizzato anche quell'episodio dell'azione di De Marcus tenuto in gioco da Ingrosso, il salvataggio di Gennaro. Ho chiesto prima a William e chiedo anche a te, oggi la sorpresa Galano, che ha anche fatto bene, specie nella parte iniziale del match, dopo il tra virgolette mal di testa della scorsa settimana, quindi insomma reintegrato tra virgolette, non è stato mai fuori squadra, però è evidente che la mancata convocazione era legata a un atteggiamento negli allenamenti che per Auteri non era all'altezza della situazione. Questo è legato al discorso che facevo prima. Lui deve puntare su quei 15-16 giocatori e va avanti con quelli, se no gli altri, per esempio oggi a un certo punto è entrato Rauti. Cosa è entrato a fare Rauti? Cambio di demarchi. Ma sì, cambio di demarchi, insomma a un certo punto lui deve, è normale, io guardo, è tanti anni che seguo il Pescara, tutte le squadre più o meno dopo un po' di partite hanno un loro, la famosa squadra ideale, la formazione ideale. Io a Pescara oggi chiedo a te o a William qual è la formazione ideale di questa squadra. William, siamo vicini a questa formazione ideale che un po' tutti reclamiamo? L'ho detto, allora la spina dorsale è Di Gennaro, poi c'è Drudi, Pompetti a centrocampo e Ferrari. Dopodiché, quindi deve... anche tu sei d'accordo con Aldo, non metti Memusciai in questa spina dorsale? No, per il momento no, perché non vedo il Memusciai che conoscevo. Però è quello che quindi, ha giocato sempre. Peraltro però c'è da dire, lo so, perché non lo so, so che ha giocato, però non so perché abbia giocato tutte le partite. Comunque, al di là di questo, noi giocatori di qualità li abbiamo. Ha ragione Aldo, fai una scelta e poi vediamo. Adesso Galano dovrebbe giocare, titolare dovrebbe giocare secondo me, perché peraltro è quello che, come approccio la partita, è quello che dà la spinta anche agli altri componenti della squadra. E oggi ho visto un Galano molto mobile, peraltro si è mangiato un gol, ma vabbè, sì, comunque voglio dire, visto, non è compito magari suo di fare gol, però voglio dire, mi è piaciuto, speriamo che possa recuperarlo perché è importante. Però oggi la scelta l'ha fatta, a mio avviso, Auteri, perché sì, aveva Drudi e Ingrosso non proprio al 100%, anche se poi si erano allenati negli ultimi giorni. Iannes, che stava bene, è stato tenuto fuori. A mio avviso Iannes è una delle principali delusioni di questa prima parte del campionato, troppo morbido. Sì, difensore argentino, ci aspettiamo giocatore che abbia la garra, no? che sia duro nei contrasti, invece è sembrato sin troppo morbido e oggi è stato messo in panchina pur avendo Drudi e Ingrosso non al 100%, e quando sì, poi Pescara si è messo a tre è entrato appunto Zappella, poteva entrare Iannes e alzare Cancellotti tutta fascia, invece no, ha preferito mettere Cancellotti nei tre e sistemare Zappella a destra e tenere in panchina Iannes. Questa è una scelta comunque che può rivelarsi incisiva da parte di Auteri. Ma infatti questa si è dimostrata una scelta veramente azzeccata, capito? Però l'importante sì, è che lui... Ma mica volevo mettere in dubbio, adesso che fa? Auteri sbaglia tutto? No, assolutamente. Auteri le cose buone le fa anche, per carità di Dio. William, facciamo finire Aldo e poi vengo da te per chiudere questa parte. Aldo, stavi dicendo... No, stavo dicendo che praticamente ormai il campionato sono 11 partite. Lui deve fare sempre appello ai soliti giocatori e anche quelle che entrano, di modo, insomma, da sempre nella storia, quando noi ricordiamo la grande Juventus, la grande Inter, ci ricordiamo le formazioni, il grande Pescara, le formazioni, no, voglio, insomma, non è che chissà che,
per sperare. È il momento delle scelte. Il momento delle scelte. Dopo per 11 sperare, giornate, 12 giornate, bisogna avere per una sperare identità. Di porre rimedio alle nefandezze fatte fino adesso. Questo. William, un ultimo pensiero, un minuto non di più perché dobbiamo andare in pubblicità e poi ci salutiamo. William. L'ultimo pensiero va a Ania, che saluto. Che è appena entrata. Che saluto molto affettuosamente. Senti, dai appuntamento per il derby, William, perché ora c'è Teramo Pescara. Certo, certo. Anche se poi tu sei più proiettato su Cesena, ma mercoledì c'è il derby di Coppa. Sì, sì, vabbè, senti, la Coppa, lasciamo perdere le coppe, perché noi abbiamo altre cose a cui pensare, non le coppe. Dai, su, perché sono partiti di allenamento praticamente. Il Teramo speriamo che si risvegli un po', perché oggi ha giocato malissimo, vero Ania? Quindi praticamente dovrà porre rimedio a certe situazioni che si sono create. Però voglio dire, siamo in fase di costruzione, speriamo che prima o poi, accompagnati da risultati che fanno punti, e quindi è importantissimo, perché non devi perdere altro terreno. Però sono le prestazioni che devono poi far capire che nel prosieguo del campionato tu possa ancora ambire al primo posto, altrimenti galleggerai e andrai ai play-off, magari in posizione ideale, però farai i play-off, quindi dovremo lasciar perdere l'obiettivo del primo posto. William, ci rivediamo lunedì ciao, sera William. Con Cesena ciao, Pescara, Aldo, va ciao, bene? Ania. Grazie, ciao, grazie. Ciao, ci ha pensato William a introdurre Ania. Andrea, scusami. Che c'è William? Andrea, devo fare i complimenti. Tu sei un fenomeno. Perché? Sì, al di là che sei stacanovista, perché chiaramente sopporti il lavoro in maniera... Ma non hai stanchezza, non sbagli mai. Sei un fenomeno. Ma dai. Io lo devo dire pubblicamente. Io sei non ho visto buono. Mai uno gestire. È come un maestro che gestisce tutta un'orchestra. No, qui siamo tutti stacanovisti qui a TV6, vabbè, William. Non è una sviolinata, è un dato di fatto, vero Ania? grazie William, un abbraccio, sei troppo buono. E, ciao, Ania. E anche tu fai il direttore d'orchestra, perché hai introdotto e hai salutato Ania. La saluto pure io. Ciao Ania. La bellissima Teramana. La bellissima Teramana. Ania, sono scatenati questa sera. Ciao. Ti saluto e ti dico stai lì, perché andiamo in pubblicità e apriamo la parentesi legata al Teramo con la partita e non solo. Rientriamo con la seconda parte dell'Abruzzo del pallone, finale alla Rechi, Napoli passa 1-0 grazie al gol di Zieniski, un espulso per parte Castanos e Koulibaly in un secondo tempo, devo dire, molto spigoloso da quello che 10 vittorie seguite il Napoli. Visto. Prego. Ma il Napoli ha fatto 9 o 10 vittorie seguite? No, perché c'è stato il pareggio due partite fa. Ah, due partite fa, scusa. Allora, con Ania e Aldo tra poco affronteremo la questione partita, ma anche le questioni societarie legate al Teramo, però iniziamo dal servizio confezionato da Jacopo Forcella, poi ascolteremo, ve lo preannuncio, il tecnico Guidi e ascolteremo le voci della nuova proprietà con il DG in pectore Luigi Coni, che era al Mannucci di Pontedera, e poi Davide Ciaccia, rappresentante chiaramente della nuova proprietà, che era a Fiuggi a seguire l'altra squadra di famiglia, ma ha parlato anche di temi importanti che toccano il Teramo. Jacopo Forcella per Aquila Montevarchi, Teramo 3-1. Un pomeriggio nero, nerissimo. Il Teramo naufraga al Mannucci di Pontedera contro un'Aquila Montevarchi che con cinismo maggiore avrebbe potuto rendere la sconfitta una vera disfatta. Finisce 3-1, ma per quello che si è visto, nei 94 minuti i toscani avrebbero potuto affondare più e più volte. La settimana sarà stata anche particolare, ma nulla che possa giustificare un diavolo colpevole assente nel pomeriggio pisano. Guidi sceglie Birligea davanti insieme a Bernardotto e Malotti, con Rosso che va in panchina, ma perde nel riscaldamento Soprano, che non era al meglio. Al suo posto gioca Bellucci. Nell'Aquila Montevarchi solamente un cambio tra i pali, con Giusti al posto dell'Under Rinaldi.
primo squillo di casa al minuto 8 con la discesa di Gambale e Barranca al centro che grazia la difesa del Diavolo col pallone sopra la traversa. Sempre Barranca, due giri di lancette dopo, alza una girata in bello stile al centro dell'area di rigore. Un tempo quasi per vedere una supremazia sterile dei paroli di casa fino al 36esimo, quando Malotti scambia con Mungo e sfrutta un rinvio non perfetto della difesa di casa per il colpo da biliardo che batte Giusti e porta in vantaggio il Teramo. Terzo gol in campionato per il numero 7, ma è un punteggio questo, che dura pochissimo perché dopo un minuto Barranca, caparbio in area, si sistema il pallone sul sinistro e scarica un mancino violento sul primo palo per la rete della parità immediata dell'Aquila Montevarchi. Il primo tempo non finisce mai di sorprendere e regala addirittura il sorpasso dei toscani. Al 42esimo Iallo calamita un pallone verticale di Mercati, resiste, forse con un fallo su Bellucci, apre il compasso e batte Tozzo sul palo lontano. Vantaggio che potrebbe incredibilmente diventare doppio se Barranca, fine tempo, liberato da uno scivolone di Piacentini, non fallisse una palla gol colossale, forse anche grazie al piede proteso di Tozzo. Guidi all'inizio ripresa inserisce Boa Perviero, ma dopo nemmeno 30 secondi dall'inizio ancora Tozzo salva il Diavolo col piedone sulla conclusione a botta sicura di Gambale, servito da Iallo. Teramo frastornato e che vede ancora Iallo andare alla conclusione, minuto 48, con l'estremo difensore ancora pronto alla respinta. Spiragli biancorossi al 55esimo, cambio gioco di Mungo per Malotti che vede serve l'inserimento proprio di Boa. Giusti ci mette le mani e si rifugia in corner. Altro squillo quello di Azio Osmanovic che dal vertice dell'area di rigore apre il compasso e dà solo l'impressione del gol. Anche Rosso, entrato per Birligia nella ripresa, va vicino al 3-2 al 63esimo con un diagonale, ma sul ribaltamento di fronte il Diavolo è colpevolmente fermo. Barranca fulmina Piacentini e arma il piattone comodo di Gambale per il tris rossoblu. Squadra di Guidi allo sbando e che a metà secondo tempo rischia di incassare anche il poker con il fallo di Rossetti appena entrato sempre su Barranca e col calcio di rigore con lo stesso numero 13 però si fa parare da Tozzo. Il Diavolo avrebbe bisogno di mettere le basi di una clamorosa rimonta, ci prova un quarto d'ora dal termine con Montaperto entrato per Malotti, ma Giusti è ben piazzato e fa su il pallone. Biancorossi attivi nel finale sul settore destro con Montaperto e Boa e il servizio per Bernardotto che colpisce sotto misura come può e con Giusti che si salva in calcio d'angolo. Ma sarebbe stata comunque una consolazione magrissima, perché quello che vive adesso il Teramo, se non è un momentaccio, poco ci manca. In attesa di ratificare le intese societarie serve fare punti in campo o almeno rialzare la testa. Il derby di Coppa di mercoledì col Pescara e la gara con la Fermana di campionato saranno snodi cruciali per il novembre biancorosso. Agna, un pessimo pomeriggio per il Teramo che insomma anche nei momenti peggiori di questa stagione non ve ne sono stati di bruttissimi, però aveva sempre mostrato una certa solidità anche, ripeto, nelle partite più difficili. Ora in due gare, 4 gol subiti col Cesena, 3 gol subiti oggi e oggi potevano essere anche di più. Non ti sentiamo. Non so se c'è qualche problemino sull'auricolare. Ecco, ora ti sentiamo. Mi senti Andrea adesso? Sì, sì. Ora okay. Dicevo, per una squadra che per antonomasia fa fatica a segnare, prendere 7 gol in due giornate di campionato, insomma, inizia a essere davvero, davvero complicato. Poi pensare di cambiare l'inerzia della gara o comunque cercare di rimontare. A parte questo, è abbastanza semplice fare 2 più 2, ovvero è umano che magari in settimana la squadra sia stata un po' distratta da quelle che sono state le vicende societarie, perché comunque hanno vissuto un passaggio di proprietà che si concretizzerà poi effettivamente l'8 novembre a Roma con l'ufficializzazione davanti a un notaio, però comunque è un passaggio, è un accordo preliminare importante è stato firmato, quindi anche a livello umano, mentalmente, credo che un pochino la vicenda, a prescindere dalla vicenda stessa, abbia influito quest'oggi sulla prestazione negativa del Teramo.
Guidi avrà fatto il lavoro migliore del mondo in settimana per cercare un po' di far tappare le orecchie suoi, però ovviamente, ripeto, è umano cercare di pensare anche al futuro quando ci sono dei cambi di proprietà, se dovesse cambiare qualcosa a livello economico o meno, perché vado insomma molto sul concreto. Così sicuramente non sarà, però credo che abbia giocato un ruolo importante. A parte questo, le distrazioni che si sono viste sui gol si sono viste anche sui gol contro il Cesena. Più che altro la mancanza di mordente. Il terzo gol che abbiamo analizzato quest'oggi, che ha subito il Teramo, credo che sia il manifesto di questa giornata storta, quando Gambale praticamente ha fatto partire l'azione, l'ha dato a Barranca e poi ha ricevuto di nuovo sul secondo palo per chiudere e segnare. Quindi di conseguenza, con quattro giocatori del Teramo fermi tra l'altro a seguire la palla e non l'azione, questa credo che sia stato un po' appunto il manifesto della giornata, sicuramente storta, in cui sicuramente hanno inciso anche le vicende societarie, il passaggio di proprietà. Però è chiaro che il Teramo deve pensare e mentalizzare, come ha detto Guidi, di essere una squadra che si deve salvare. Oggi l'Aquila Montevarchi ha giocato come una squadra che si doveva salvare, che si deve salvare, il Teramo no, in quanto a carattere in questo è mancato. Assolutamente. Aldo, insomma, che conclusioni riesci a trarre nel vedere queste immagini di una partita molto difficile per il Teramo? Ma guarda, oggi voglio sperare che la mancanza si possa giustificare con la mancanza di Arrigoni, perché Arrigoni in questa squadra è fondamentale. Però io voglio partire un attimo il Teramo. Io l'ho visto giocare discretamente, ma non è meno forte della squadra dell'anno scorso. Ce lo vogliamo mettere in testa? Ma questo penso che fosse chiaro, anche perché un po' tutti avevano ben presente, e noi siamo stati tra i primi a dirlo, che quest'anno l'obiettivo del Teramo doveva essere la salvezza. L'allenatore ha in parte coperto le magagne, perché ha dato un gioco a questa squadra. Sì. Io l'ho visto giocare benissimo a Chiavari, per la prima partita con l'Entella, dove non ha dato un rigore al Teramo, io credo Solare. Che Solare e dire poco. Poi l'ho vista giocare bene a Modena, dove prese un punto meritatissimo. Quindi l'allenatore ha dato un gioco a questa squadra, però la squadra ha tantissimi limiti. Tieni presente che poi il Montevarchi, vedi, le squadre si fanno anche un certo criterio, insieme all'Ancona è una delle squadre più giovani di tutta la Serie C. Vedi come corrono. Quindi le squadre non è che si fanno solo il Teramo quest'anno, ha puntato sui giovani, però bisogna vedere se questi giovani, adesso questa è un'analisi che non spetta fare a me, ma io se valgono così tanto, capisci? Io l'anno scorso, quando penso al Teramo, c'era Santoro, c'erano altri giocatori, e hai fatto un campionato decimo posto. Io quest'anno mi aspettavo di passare... ero sicurissimo che non avrebbe fatto un buon campionato. Ora voglio sperare una cosa, che con questo cambio societario di cui parleremo dopo, può darsi che si inverta la tendenza, perché dalla gestione Iachini, che per è me stato non, incalando dal punto di è vista è stato un calando continuo, molto probabilmente. Anche perché ora è un argomento marginale, ma il Teramo continua ad avere il centravanti che non ha ancora non ha fatto mai avuto gol. Dopo Saveriani ha fatto gol, quindi voglio dire, questo è un altro termometro. Poi ripeto, in questo contesto sembra un argomento ora marginale, però in un discorso un po' più ampio, non avere un centravanti che fa gol per una squadra anche che si deve salvare è penalizzante. Dopo Saveriani Infantino, mi dici chi sta al centro del Teramo? Questo è un argomento piuttosto evidente. Agna, in 30 secondi, perché dobbiamo sentire Guidi, che tu oggi ci hai detto arrabbiato come non mai. Sarà ora un argomento un po' più marginale, perché la prestazione di oggi non la può spiegare il fatto che Bernardotto non abbia ancora segnato, però anche per chi si deve salvare, avere un centravanti che fa gol è importante, quindi se la nuova proprietà è disposta a fare qualche sforzo, si passerà anche da quel ruolo, immagino, Agna. Assolutamente, assolutamente sì. Tra l'altro vado un po' con la memoria a quella che è stato... l'ultimo Atletico Roma che si è giocato la Serie B contro la Juve Stabia ormai 10 anni fa, Atletico Roma dei fratelli Ciaccia, e c'era un certo Daniel Ciofani in attacco, quindi che adesso ovviamente ha 10 anni in più, che ha una categoria in più del Teramo, però insomma non so se effettivamente ci saranno dei tentativi, ma adesso vado per assonanza rispetto a chi i Ciaccia hanno avuto. Per chiudere ti dico soltanto che del tridente titolare, ovvero Malotti, Bernardotto e Rosso, solo ma
Balotti ha segnato 3 gol, quindi sì, credo che sia tutto qui. E è arrivato un gol dalla panchina in campionato con Birligea, oggi titolare ma normalmente un panchinaro, Birligea che ha trovato il gol più regolarmente nelle 2 gare di Coppa Italia. Ascoltiamo Guidi, oggi piuttosto arrabbiato. Ma è stata senza ombra di dubbio la peggior partita dell'inizio della stagione, questo è chiaro. Molto probabilmente non sono stato io bravo neanche a spiegare alla squadra l'importanza della partita, soprattutto le problematiche che ci potevano essere, perché abbiamo subito tutto ciò che sapevamo di poter subire. E poi siamo caduti in degli errori troppo evidenti che poi ci sono costati la partita, e il dispiacere più grosso va per tutti quei tifosi che oggi ci hanno sostenuto per l'ennesima volta e che gli abbiamo fatto vedere uno spettacolo osceno, perché oggi siamo stati imperdonabili in quanto prestazione, perché le partite poi, come spesso vi ho detto, si possono anche perdere, ma il come anche oggi è veramente triste da raccontare. Me ne assumo tutte le responsabilità, perché il primo responsabile sono io di questa prova oscena. È chiaro che tirare fuori la personalità, il coraggio quando tutte le cose vanno bene è facile a tutti, e poi nei momenti difficili che devi saper tirar fuori qualcosa in più, e questo qualcosa in più l'hanno tirato fuori in pochissimi che hanno provato a far qualcosa, ma siamo stati inermi. E come ho detto a loro, io ero arrabbiato alla fine del primo tempo, perché nel momento in cui riesci a incanalare una partita, perché siamo andati in vantaggio, non puoi prendere 2 gol come hai preso, e addirittura abbiamo sperato di prendere il terzo in 3 minuti, in 4 minuti. Sono errori troppo evidenti, che l'errore ci può anche stare, ma affrontare il duello in quella maniera non mi è piaciuto. Ed è una cosa che si era già evidenziata nella partita precedente, perché i gol erano di leggerezza. È chiaro che forse qualcuno ha fatto dei voli pindarici per come ci stavamo esprimendo, ma hanno perso di vista quello che è il nostro reale valore e quello che è il nostro reale obiettivo, perché noi dobbiamo salvarci, e forse qualcuno non è chiaro, e quindi me ne assumo le responsabilità, perché sono io che lo devo trasmettere. E molto probabilmente anche l'ingresso del secondo tempo, dove potevamo prendere 2 gol, perché oggi Andrea Tozzo ci ha salvato il risultato in diverse occasioni, perché sennò era molto più ampio il divario, ma la reazione che non c'è stata è chiaro che denota dei limiti caratteriali sui quali dobbiamo lavorarci in maniera forte, perché poi... Devo dire, mai sentito così Federico Guidi. Peraltro, tu oggi ci avevi sottolineato un passaggio, Agna, che ora ho sentito. Qualcuno che magari pensava, ha fatto qualche volo pindarico, non vorrei si riferisse al presidente Iachini, che ci ricordiamo dopo la partita di Modena, dopo quello 0-0, il Teramo giocò molto bene e pensò addirittura che la squadra poteva lottare per la zona playoff, se non ricordo male, erano quelle le parole del presidente. Si riferiva a lui, secondo te, Agna, o una osservazione un po' più in generale all'ambiente, a qualcuno che pensava che questa squadra realmente potesse lottare per la colonna di sinistra del campionato? Ma a livello pubblico, l'espressione per l'appunto pubblica di Iachini è facilmente ricollegabile alla frase di Guidi di quest'oggi. Poi, se c'è qualcuno in squadra che magari si è lasciato un po' andare perché pensava che bastasse giocare bene per avere la meglio di certe squadre, questo non lo sappiamo. Ci sono comunque degli elementi che non stanno rendendo come magari dovrebbero rendere. È vero che la squadra è tendenzialmente molto giovane, ma oggi l'Aquila Monteparchi aveva 6 under in campo su 11, quindi anche se ci sono tanti tanti giovani in una squadra, si può cercare di valorizzare questi giovani e farli rendere al meglio. Guarda quello che casca. Mungo è stato vai Agna, prego.
Comunque è stato fermato da una frattura per diverse gare, è tornato, però sostanzialmente lui ed Arrigoni portano sempre la croce. Arrigoni oggi non c'era, ma si è sentita tanto la mancanza. Mungo c'era, ha servito quell'assist a Malotti, però è chiaro che passa soprattutto da lui la qualità in più che il Teramo deve avere, oltre ai gol che effettivamente non sono ancora arrivati. Per quanto riguarda l'ambiente, non vedo collegamenti con le parole di Guidi, perché non mi risulta che dall'ambiente siano mai stati fatti voli pindarici rispetto ad una mera salvezza. L'unica espressione palese in tal senso è arrivata proprio dal presidente Iachini. Chapeau all'allenatore del Teramo, perché un allenatore che dice la nostra prestazione è stata oscena gli fa onore, perché un allenatore, vedi, Auteri avrebbe detto che aveva dominato la partita, e lui invece ha detto è una prova oscena, cosa che ha detto Allegri ieri quando ha perso la Juventus, ha detto ci dobbiamo vergognare. Purtroppo il livello del Teramo è questo, non è i giovani presi forse non valgono quello di cui si è parlato all'inizio. Io ti dico, veramente si deve cominciare a preoccupare. Voglio sperare che adesso, ripeto, ve l'ho detto prima, che la nuova proprietà, perché secondo me il male di questa società, ma non è una critica distruttiva, il presidente Iachini si è messo a capo del Teramo, però quando un presidente si mette a capo di una società non ama il calcio, non ama il calcio, non ama il Teramo, è chiaro che a lungo andare, poi si è creato, forse per colpa sua, sì, forse, si è creato tante cose. Non a caso già da quest'estate, Agna ne è assolutamente testimone perché lo ha raccontato qui, l'ho raccontato anche sul Messaggero, insomma, ha intavolato una serie di trattative con delle cordate, una di queste ora si sta concretizzando, manca pochissimo, bisogna prendere atto appunto del fatto che considerando che questi ciacci hanno avuto l'esperienza, innanzitutto a loro piace il calcio perché hanno avuto la Cisco, sì, poi l'Atletico, adesso stanno facendo bene a Fiuggi, sperando che continuino a far bene a Teramo. Perché guarda, io ho un'affezione particolare per Teramo e tu lo sai, certo, ho tanti amici, Valbruni, Francesco Di Francesco, ma tanti amici che stimo tantissimo. Perché devono, e sono affezionati al Teramo, certo, non è certo giusto che loro si soffrono molto, lo so, perché sono tifosi veri. Assolutamente. Allora, oggi Jacopo Forcella era a Pontedera e ha pizzicato il DG in pectore del Teramo, che è Luigi Coni. D'altro canto Stefano Recanati, che ha confezionato il servizio di Fiuggi Pineto, era a Fiuggi, ha visto la partita praticamente vicino al presidente Ciaccia e poi l'ho anche intervistato, gli ha chiesto chiaramente dei Fiuggi, ma gli ha chiesto in particolare del Teramo. Allora, ascoltiamo questo blocco di interviste con le dichiarazioni di Luigi Coni a Pontedera dopo la deludente prova del Teramo e di Davide Ciaccia dopo la partita di Fiuggi, perché tra le righe si capisce chiaramente che una volta che sarà formalizzato il passaggio di proprietà davanti al notaio, questa proprietà nuova vuole intervenire perché vuole preservare la categoria e ha obiettivi ambiziosi. Questa è la mia traduzione, però ascoltiamo le parole e poi le commentiamo. Partita andata male, decisamente male per il Teramo. Intanto buonasera a tutti e grazie per il benvenuto. Sì, sicuramente oggi è stata una partita non esaltante. Io ho visto il Teramo in qualche precedente gara, ha fatto sempre molto molto bene, secondo me, al di là dei risultati. Oggi diciamo che la prestazione mi ha lasciato un po' perplesso, perché ha iniziato benino, poi dopo ci siamo un po' persi, ci siamo allungati, ci siamo disuniti contro una squadra sicuramente giovane e ben organizzata che ci ha fatto sicuramente soffrire. Ecco, immagino che abbia preso anche qualche appunto, cosa riferirà ai fratelli Mario e Davide Ciaccia, cosa serve, se serve qualcosa, immagino di sì. Ma questo lo vedremo più avanti, adesso sicuramente ci siamo appuntati qualche cosa, ce la siamo appuntata, perché logicamente, come dicevo ai suoi colleghi, siamo di a Teramo sicuramente non per cambiare aria, ma insomma l'idea è quella di fare qualcosa di soddisfacente per noi e per la piazza, perché comunque dovremmo far gioire i tifosi, che anche oggi erano comunque
c'era un bel seguito, quindi vorremmo soddisfare le esigenze della piazza e sicuramente anche le nostre soddisfazioni personali. Ecco, come arriva Luigi Coni a diventare, lo diventerà ufficialmente tra qualche settimana, direttore generale del Teramo, questo legame con la famiglia, con i fratelli Mario e Davide Ciaccia? Diciamo che è un rapporto che ormai è quindicennale, ci conosciamo dal 2010 quando abbiamo lavorato insieme alla Cisco Roma prima, Atletico Roma dopo, un rapporto che è rimasto duraturo nel tempo anche nelle attività extra calcio, quindi lavoriamo anche nelle aziende, siamo a stretto contatto, quindi siamo persone molto legate. Ma non io, ecco, ripeto, come sapete, ancora per quello che riguarda la parte tecnica non siamo entrati ancora in... Non abbiamo visto nulla, ma appena chiaramente posso dare dei giudizi. E certamente dispiace, anche se a distanza della sconfitta, il direttore generale del Teramo era a vedere la partita, adesso sentirò cosa mi racconta, ma non posso fare poco dal punto di vista del commento. Avete già preso anche accordi, indicazioni con un direttore sportivo, si parla di Sandro Federico, un ritorno, è possibile questo? No, non è da escludere, sì, Sandro Federico è stato comunque una delle persone che ci ha seguito ed aiutato nelle fasi di trattativa, è una persona che stimiamo e quindi potrebbe essere la figura che indicheremo come direttore sportivo. I giorni scorsi è stato a Teramo per prendere prima conoscenza con la città, che cosa le è sembrata? C'è tanto entusiasmo, ecco, questa è la cosa che ho riscontrato, mi ha fatto piacere, quindi andremo a lavorare su una piazza importante, però adesso purtroppo in quel caso lì la situazione di classifica è particolarmente delicata e quindi poi vedremo nelle prossime settimane, nel momento in cui saremo diventati ufficialmente proprietari, come gestire anche la parte tecnica. Mercoledì ci sarà possibilità anche di fare altro, visto che comunque c'è questa partita di Coppa Italia, sarete lì allo stadio? Sì, mercoledì sicuramente saremo a Teramo, insomma, anche perché è una partita di cartello che fa sicuramente piacere andare a vedere e poi sarà l'occasione per vedere da vicino per la prima volta lo stadio e i tifosi del Teramo. Agna, insomma, l'indiscrezione che avevi lanciato oggi sul quotidiano ha trovato conferma nelle parole un po' masticate di Luigi Coni e poi però un po' più esplicite di Davide Ciaccia. Sì, era una delle ipotesi Sì, avevo capito. Era una delle ipotesi delle ultime ore, il ritorno di Sandro Federico, proprio perché è una delle persone, e ha confermato anche Davide Ciaccia, che di fatto ha fatto incontrare le parti in estate, vuoi per la trattativa Mejri, che ha portato appunto il portiere dal Teramo al Fiuggi, vuoi per altro, è stato comunque Sandro Federico una delle persone che di fatto ha fatto sì che Franco Iachini e i fratelli Ciaccia si incontrassero e poi nascesse questa trattativa. Quindi la conseguenza di un magari ripensarlo in società era abbastanza logica. Adesso bisognerà vedere che fine farà Carlo Muso, ovviamente, perché attualmente fino a fine anno sarà il direttore sportivo. Bisognerà vedere se Sandro Federico rientrerà subito, magari per rinforzare l'area tecnica lasciando Musa, o se ne prenderà il posto. Questo ovviamente poi saranno tutte decisioni che verranno ufficializzate dopo l'8 novembre, quando ci sarà il passaggio dal notaio. Tra l'altro non so se anche con Mario, ma sicuramente Davide Ciaccia mercoledì mattina sarà già a Teramo per incontrare il sindaco, con cui si è sentito telefonicamente nei giorni scorsi, perché c'è in ballo anche un interesse per il vecchio stadio, no? Di cui noi abbiamo parlato, e che è argomento sempre molto sensibile per la tifoseria del Teramo, ma anche per la cittadinanza, perché loro lo ripenserebbero proprio come uno stadio. Per anni è stato pensato magari come un polo scolastico, come un centro ricreativo. Da quello che è emerso fino a questo momento, invece, i fratelli Ciaccia ne vorrebbero fare proprio uno stadio o un campo sportivo da destinare al settore giovanile, che un po' è stato sempre negli anni il tallone d'Achille della terra, non avere un campo. Tifosi sono interessati a questo, ma forse ancora di più a un eventuale rafforzamento della squadra, quello che tu auspicavi. Sì, ma io quello che innanzitutto
Parto già col piede giusto, se è vero che Sandro Federico lo richiamino, già importante, vuol dire che hanno, già Sandro Federico c'è una situazione molto chiara. È chiaro che conosce l'ambiente, una parte conosce l'ambiente, cosa che se tu ricordi quando è arrivato Iachini all'inizio invece aveva cambiato quasi tutto. Invece non solo questo, qui a questa squadra chiaramente serve due o tre giocatori, ma principalmente serve un uomo che faccia gol, perché veramente dai tempi di Donnarumma e la Padula, Infantino c'è stato resto. Salvo Infantino, oggi sappiamo tutti, se uno non c'ha un uomo davanti che mette la palla dentro ha voglia, per cui mi dà l'impressione che questi signori vogliono partire col piede giusto, poi io poi sono un po' scettico perché penso che chi vuole fare calcio lo fa a casa propria. Okay. Però dei dubbi sull'avvento di una proprietà che arriva da fuori, arriva dal Lazio. Facendo rientrare Federico vuol dire che abbiano delle intenzioni, ma mi sembra almeno l'apparenza così. Allora, sto per congedare Agna, però ti chiedo, è chiaro che il pensiero, sportivamente parlando, va alla gara con la Fermana, perché è uno scontro diretto con una Fermana che ora sta bene, oggi ha battuto il Pontedera. Un brutto pesce. E quindi ora la Fermana è davvero in ottime condizioni, però prima c'è il derby di Coppa. Oggi Auteri ha detto, noi andiamo lì per passare il turno, darò spazio a chi è più fresco, ma la prepareremo da domani per andare a vincere a Teramo. Che passaggio è per il Teramo il derby di Coppa, avendo nel fine settimana il match dedicato con la Fermana? Beh, secondo me è un passaggio importante, a prescindere dal fatto che sia Coppa Italia, ma proprio perché per la prestazione odierna, Andrea, prestazione molto brutta quella di oggi, quindi paradossalmente il Teramo ci arriva ovviamente peggio rispetto al Pescara, però magari potrebbe dal derby trarre, se dovesse andare bene, forza e vigore in vista anche della gara di domenica, perché attualmente ci sono anche ancora dei problemi di assenze varie e quant'altro, ed ovviamente il morale è del tutto diverso rispetto alla formazione di Auteri. Però il calcio, le dinamiche calcistiche, Aldo molto bene lo sa, insegnano che quando magari una squadra parte con svantaggiata rispetto a un'altra, possa magari poi in campo cercare di ribaltare questo fattore che sulla carta può essere. Prima di salutarti, Agna, c'è una curiosità di Aldo. Agna, ti voglio fare i complimenti perché ti seguo sul tuo giornale e sei sempre, questo è l'ultimo, questo scoop. Tu sei sempre aggiornatissimo, segui veramente le vicende del Teramo con grande attenzione e questo ti fa un onore. Grazie Aldo, detto da te è un grande... Grazie mille. Ciao Agna. Grazie. Bene. Ciao, Agna, noi ci ritroviamo nei prossimi giorni con i vari appuntamenti, forse anche domani sera, però sicuramente tra due sere per il derby di Coppa Teramo Pescara, ore 20:30, stadio Bonolis, gara secca, quindi dovrà uscire un vincitore dalla serata di mercoledì. Grazie Agna, buona serata. Grazie Andrea, ciao Aldo. Ciao Agna. Ultimo stop, poi la Serie D. Serie D con l'ultima parte dell'Abruzzo del pallone, ovviamente grande spazio dedicato a Pescara e Teramo, e ora la Serie D perché c'erano partite oggi davvero importanti, c'era lo scontro al vertice tra Fiuggi e Pineto, c'era il derby tra Vastese e Chieti, partiremo proprio da questa partita, ovviamente poi ci sarà spazio anche per la vittoria del Notaresco a Fano e per la sconfitta bella del vittoria. Nereto in casa, ieri la partita sospesa del Castelnuovo. Intanto saluto Roberta Di Sante, reduce proprio dal derby dell'Aragona, ciao Roberta. Buonasera, ciao Andrea, ciao Aldo e tutti i telespettatori. Ciao, Aldo. Eri rammaricata perché sei l'unica che non ha visto i gol quest'oggi. È vero. Sono l'unica come che mai? È tornata come a casa mai? Senza reti. Come mai, Roberta? Cerchiamo di entrare nel novero di questa partita, di questo 0-0. Perché non ci sono stati i gol in attesa di vedere il tuo servizio?
Ma fondamentalmente perché non, insomma, da una parte il pallone non è voluto entrare, da una parte e dall'altra, nel senso che di occasioni è vero, non è stata una partita spettacolare, è stata una partita molto combattuta da un punto di vista agonistico, però insomma le due squadre qualche occasione per parte l'hanno creata. In realtà però c'è stata poca lucidità, poca precisione sotto porta da una parte e dall'altra. È sembrato un po' come se qualcosa mancasse negli ultimi 16 metri sia al Chieti sia alla Vastese, per cui insomma questa lucidità, questa insomma c'è stata anche una parata di Rienzo molto importante, c'è stato un salvataggio sulla linea, per cui insomma vuoi un po' perché le due squadre si sono neutralizzate a vicenda, vuoi un po' che insomma c'è mancata questa lucidità sotto porta, questa cattiveria. Alla fine insomma il risultato è stato quello di 0-0. Quello di 0-0. Aldo, prima di vedere il servizio, tu che aspettative avevi di questo derby? Cosa immaginavi prima che si giocasse? Per come arrivavano anche le due squadre? Onestamente io pensavo a un derby con reti. Però ti devo dire, diciamo che mi stanno deludendo tutte e due, sia la Vastese, mi aspettavo da tutte e due qualcosina meglio. Forse ancora di più dal Chieti mi aspettavo, perché il Chieti insomma... Era partito abbastanza bene, però voglio posso fare un attimo un commento sui risultati di oggi? Un attimo sì, solo? Sì, assolutamente. Ecco, sono rimasto deluso. Mi è dispiaciuto che ha perso il Pineto, perché noi abbiamo due possibilità in Abruzzo, che l'Abruzzo torni a vincere questo campionato. Notaresco, che oggi ha fatto un gran bel risultato a Fano, vero. Complimenti al Notaresco, e il Pineto io mi aspettavo che almeno uscisse indenne da Fiuggi. È vero. Invece già sono due sconfitte, sai. Tra poco vedremo il servizio di Fiuggi Pineto, ma ora concentriamoci sul derby dell'Aragona, proprio con il servizio di Roberta Di Sante e poi anche le interviste che ha raccolto nel dopogara. Termina senza vincitori né vinti il derby dell'Aragona tra Vastese e Chieti. Al termine di 93 minuti agonisticamente combattuti matura uno 0-0 che serve a poco in chiave classifica e che mette in evidenza le lacune di due squadre che producono ma non riescono a concretizzare le occasioni avute. D'Addario conferma in toto la formazione vincente contro il Notaresco, mentre nelle fila del Chieti è assente Fabrizi per infortunio. In avanti, in coppia con Akamadou, c'è Verna. Il pubblico di fede biancorossa torna a colorare gli spalti dell'Aragona, trasferta vietata invece per i tifosi del Chieti per ragioni di ordine pubblico. La gara è equilibrata fin dalle prime battute. Dopo una prima fase di studio al 12° provano gli ospiti a colpire. Pietrantonio fa partire il traversone dalla sinistra, colpo di testa di Akamadou, ma la palla termina al lato. Pronta la risposta della Vastese con un'incursione sempre dalla sinistra di Jonathan Alessandro, il diagonale insidioso del numero 10 che impegna la difesa teatina, che si salva come può. Fase centrale della gara spezzettata e avara di occasioni. Alla mezz'ora Pietrantonio serve in area a Akamadou, che non riesce a girare in porta, quindi la sfera arriva a Mele, che dalla distanza spedisce di poco oltre la traversa. Dalla parte opposta al 36esimo punizione di De Angelis, che pennella sul palo lontano. Agnello tenta la girata, ma la sfera termina alta. Nel finale di frazione al 42esimo sono i neroverdi ospiti a farsi pericolosi. Traversone in area, prima Puglielli, poi Verna tentano la conclusione ribattuta da Capitan Di Filippo, che libera l'area aragonese. Si va così negli spogliatoi sul parziale di 0-0. Al rientro in campo, Vastese più reattiva, che nel giro di 3 minuti sfiora per 2 volte la rete del vantaggio. Al terzo, azione personale di Altobelli, che conquista palla e se ne va per vie centrali tutto solo, ma a tu per tu con Fusco non riesce a superare l'estremo teatino, che si salva con i piedi per la disperazione della curva d'Avalos. Al sesto, azione rocambolesca in area teatina, calcio di punizione, la palla spazzata da Bassini, carambola sulla schiena di Verna, quindi c'è Cacci, va in rovesciata
e chiama all'intervento spettacolare Mariani che provvidenziale salva sulla linea e rimane a terra per qualche istante. Il tutto però è reso vano dal fuorigioco ravvisato dal direttore di gara. Ora la Vastese insiste, al 17° conquista un calcio d'angolo. Sugli sviluppi l'incornata di Alonzi impegna Fusco che riesce a bloccare, quindi al 25° Sansone dal limite chiama ancora una volta in causa l'estremo teatino, bravo a respingere in tuffo, ma come spesso accade nel gioco del calcio, nel momento migliore gli aragonesi rischiano di incassare la rete dell'1-0 ospite. Si complica la vita da sola la Vastese con il Chieti che ruba un ottimo pallone sulla tre quarti e serve a Camadù che costringe al miracolo di Rienzo che ci arriva con la punta delle dita e salva la formazione di casa dalla beffa. Al triplice fischio è 0-0 con la Vastese che scivola in zona play-out e il Chieti ha sole due lunghezze dalla zona calda in attesa dei prossimi impegni rispettivamente contro Tolentino e Castelnuovo. Mister D'Addario, matura 1-0-0 contro il Chieti, anche se di occasioni ce ne sono state, soprattutto all'inizio secondo tempo, una partita agonisticamente combattuta, non siete riusciti a concretizzare quello che avete creato. Sì, abbiamo fatto una grossa mole di gioco, con grande ritmo, con volontà di cercare il gol. Ci tenevamo a questo derby, perché ci tenevano i nostri tifosi e ci hanno trasmesso questa voglia, ci hanno incitato, abbiamo rivisto una curva di un certo livello, come in queste categorie ce n'è poche, e quindi anche questo ci ha dato forza per tentare di vincere la partita su ogni palla. I ragazzi sono stati molto bravi, meno bravi in fase realizzativa, però le occasioni le abbiamo create. C'è da dire che l'hanno creata anche loro, è stato bravo Di Rienzo, altrimenti stiamo sempre a piangere perché noi ci fanno un mezzo tiro in porta e poi ci segnano, e oggi ci è andata bene con quel mezzo tiro, non mezzo ma insomma una buona occasione che hanno avuto loro, però devo dire che comunque loro sanno che cosa fare in campo e ho visto una squadra agonisticamente valida ma nello stesso tempo anche con trame di gioco e con idee di gioco. Ho visto cose che secondo me, se noi continuiamo con questo atteggiamento, possiamo cominciare a fare punti veramente, perché il gap che ci manca non è di qualità e di gestione della palla, ma ci manca casomai un po' di determinazione, un po' di aggressività in più, e giocare questo tipo di partite non era facile per i ragazzi perché venivano da una settimana difficile, invece sono stati veramente bravi, devo fare veramente tanti complimenti, perché tutti pensavano che oggi potessimo cadere qui a Vasto, perché Vasto veniva da una vittoria importante, in realtà noi siamo duri a morire e quindi continueremo su questa strada perché secondo me è la strada giusta. Alla fine è una partita di interlocutore per la crescita e noi oggi abbiamo fatto un passo in avanti importante. È chiaro che domenica prossima bisogna fare con lo stesso atteggiamento una partita importante. Le parole di D'Addario e di Lucarelli, beh, insomma, le occasioni ci sono state, Aldo. Da tutte e due le parti, sì, poteva vincere l'uno o l'altra. Però poi dalle parole appunto dei due allenatori sembra quasi non si siano volute far male in attesa di tempi migliori. Tutte e due temevano la partita perché chiunque avesse perso ne usciva con le ossa rotte. Quindi... Sentito Lucarelli che ha detto, tutti si aspettavano che noi perdessimo perché la Vastese veniva da il grande successo di Napoli. Infatti, quella che sono le classiche partite dove si temono. E adesso se uno va a analizzare la situazione, una sconfitta sarebbe stata tremenda per una delle due. Psicologicamente comunque. Sì. E quindi oltretutto Lucarelli veniva dalla sconfitta in casa col Castelfidardo, sai, non delle volte è meglio limitare i danni, anche se onestamente sia il Chieti che il Vasto hanno avuto l'occasione di andare avanti. Assolutamente. Roberta, mi pare che se proprio dovessimo vedere i punti, forse la Vastese qualcosina in più ha fatto, però il Chieti, come è accaduto a Vasto Girardi, ha il match point alla fine. A Vasto Girardi ne ha avuti due di match point e invece questa sera c'è stata quella palla gol clamorosa per la Cammato con una super parata di Di Rienzo. Sì, hai letto praticamente in maniera perfetta la partita, forse da un punto di vista di gioco qualcosina in più ai punti la Vastese aveva fatto, però poi alla fine se Di Rienzo non faceva quel miracolo la poteva anche perdere, quindi in realtà questo 0-0 a mio avviso ci può stare, anche se come ti dicevo anche prima a microfoni spenti, la sensazione
sensazione che io ho avuto in questo momento, al netto di tutto quello che è stato detto anche da Aldo e sul quale sono d'accordo, è come se quella che ho avuto è come se a queste due squadre mancasse a entrambe ancora qualcosina per riuscire a poter fare quel qualcosa. E secondo te quel qualcosina può dipendere e può essere trovato sul mercato che si chiuderà tra poco, entro il 5 di novembre, poi si riaprirà tra un mese, una situazione piuttosto anomala devo dire, però visto che questa finestra è aperta, ad esempio il Chieti ha tesserato Ventola che oggi ha debuttato nella parte finale del match, è un acquisto importante per un giocatore che viene da categorie professionistiche. Bravo, ecco, arriverà dal mercato questo qualcosa che manca sui due fronti secondo te, Roberta, anche per quello che hai percepito oggi alla Ragona? Allora, potrebbe, ti dico, potrebbe, però non bisogna nemmeno prendere tanto per prendere, ma bisogna effettivamente poi vedere se sul mercato in questo momento c'è ciò che effettivamente serve a queste squadre e quindi un giocatore che può fare al caso della Vassese o al caso del Chieti. Ovviamente perché il Chieti ha preso Ventola, magari deve entrare ancora in squadra, ecco, oggi ha giocato soltanto qualche minuto, però per rispondere alla tua domanda, sì, potrebbe essere, ma non bisogna andare a prendere tanto. Anche perché, Roberta, ad esempio c'è da rimpiazzare Martiniello. Esatto. Che, insomma, era comunque il centravanti di questa squadra, l'uomo di peso in tutti i sensi, mi verrebbe da dire, però un giocatore anche che ha fatto tanti gol nell'ultima stagione e mezzo, quindi qualcosa lì davanti deve arrivare perché solo Alessandro non basta, è evidente. Io ho chiesto a D'Addario questa cosa, mi ha rimandato ovviamente al direttore sportivo in maniera insomma piuttosto elegante, però a mio avviso la Vassese qualcosa lì davanti lo deve prendere, lo prenderà, anche se, ripeto, bisogna vedere se effettivamente sul mercato c'è quello di cui la Vassese ha bisogno. Ecco, oggi mossa a mio avviso un po' a sorpresa, mancava Fabrizi, come ci ha detto Roberta, ha giocato Verna che è un centrocampista a ridosso di un'unica punta, quindi anche questo la diceva lunga di come oggi il Chieti volesse comunque approcciare, intanto per avendo un atteggiamento il giusto prudente e puntando poi sulle ripartenze, perché Verna è un giocatore di gamba, lo è anche Akamadu. È arrivato Ventola, prima ancora era arrivato Mele, sono due giocatori importanti ma anche un po' leggeri, anche se Ventola viene dai professionisti, serve un po' di peso da mettere al centrocampo del Chieti, secondo te? Sì, comunque i due acquisti che ha fatto, Ventola, me lo ricordo a Teramo, è giocatore certo. Ex Pescara, è un ottimo giocatore. A Chieti dovrebbe fare la mezzala, dovrebbe giocare a centrocampo e non da esterno come ha giocato spesso nei pro. Io adesso non è che seguo da molto da vicino, Mele è un buon giocatore, certo non è fisicamente quello che serve, però è un ottimo giocatore. Io credo che Trevisan non lascerà nulla di intentato per rinforzare la squadra. Almeno ci deve provare fino a che c'è qualche speranza, perché se perde un altro tempo e altro terreno, poi si fa presto a creare quel vuoto che poi il recupero diventa impossibile. Assolutamente. Roberta, sul fronte Chieti hai percepito qualcosa, sempre a livello di indiscrezioni, perché come detto è arrivato Ventola, prima ancora è arrivato Mele, il fatto che oggi abbia giocato Verna accanto da Akamadu forse ci fa capire che qualcosa lì davanti si potrebbe fare ancora, perché Baldè non è un vero e proprio centravanti e quindi oggi la mancanza di Fabrizi, che è l'unico giocatore di struttura lì davanti, l'unica vera prima punta, oggi l'assenza di Fabrizi forse si è sentita o no? Indubbiamente si è sentita, anche perché, ripeto, di occasioni sì ce ne sono state, ma non tantissime. Allora, Lucarelli ci ha detto chiaramente che si augura innanzitutto che non vada via più nessun altro, ecco, da questo punto di come in primis. E poi anche in questo caso potrebbe arrivare qualche altra, si potrebbe stare anche qualche altro colpo di mercato, anche se non ho indiscrezioni su nomi da farti. Invece alla Vastese sicuramente torna Diallo,
questo te lo posso dire, non so se lo avevate già perfetto. Saputo. Perfetto, Roberta, io ti ringrazio e ti liberiamo, grazie mille. Grazie a te, ciao Aldo, buonasera a tutti. Prima di andare avanti, per Chieti sarebbe importante, a prescindere, fare bene, ma ancor di più quest'anno, perché nel 2022 c'è il centenario, ricorre il centenario. In settimana è stato presentato il comitato che curerà le varie iniziative che ci saranno. Tu che comunque hai lavorato anche a Chieti, ti aspetti che anche per questo motivo, per questa ricorrenza, il Chieti insomma faccia bene in questa stagione? Ma guarda, io ti devo dire la verità, mi auguro veramente che il Chieti torni nelle categorie che più le competono, perché io ricordo che l'ultimo anno di C1, neanche a fare l'apposta, sono stato lì a Chieti e ricordo sia i dirigenti di allora, ma anche i tifosi, che erano profondamente attaccati alla squadra. Io credo che, ecco perché ti ho detto prima, se c'è ancora tempo, credo che Trevisan non lascerà nulla intentato per cercare di salvare, di almeno cercare di lottare fino alla fine per il salto di categorie. Anche perché poi ci dovrebbe essere la riforma, non so esattamente. Insomma, Chieti deve tornare in categorie più consone e per alla farlo città. Deve stabilizzarsi comunque in Serie D. Ok, andiamo avanti. Grazie Maurizio in regia. Possiamo andare ora al capo i prati di Fiuggi, servizio curato da Stefano Recanati, la vittoria del Fiuggi di misura 1-0 sul Pineto, il servizio e poi le interviste ai due allenatori. Suona la sesta sinfonia per il Fiuggi, che batte con il minimo punteggio il Pineto e si conferma capolista del girone F di Serie D. Al Pineto però, che ha fatto per 90 minuti la partita, è mancata la zampata vincente per poter almeno pareggiare l'incontro. Due piccole novità nella formazione iniziale di Romondini, con Rocchi e Turzo dal primo minuto, mentre Pomante conferma in blocco la formazione vittoriosa nel derby contro il Nereto. Il Pineto approccia bene la contesa ed ha nei piedi di Barlafante l'occasione per passare in vantaggio già al secondo minuto, ma la sua serpentina in aria viene respinta in angolo. Alla prima sortita offensiva però passano i padroni di casa, squadra di Pomante che si fa sorprendere sulla destra da Ficara, che va fino in fondo e serve a Falli il più facile dei palloni da spingere in rete per il vantaggio. Seconda rete stagionale per il calciatore di origine senegalese. La possibilità di rimettere subito le cose a posto ce l'ha Pezzotti, ma da distanza ravvicinata il centrocampista spara sopra Mejri. Il Pineto fa tanto possesso palla alla ricerca del gol del pareggio nei primi 45 minuti e lo fa spesso sfruttando la rapidità di Pezzotti, ma i rifornimenti per Barlafante e soprattutto Cardella non sono precisi. Prima del finale di prima frazione trema il Pineto quando Falle, lanciato solo a rete, viene fermato dal primo assistente Marconi di Lucca. La ripresa si apre con gli stessi protagonisti del primo tempo e, come ad inizio gara, sono sempre i biancazzurri a provarci. Questa volta però è Minincleri a non inquadrare lo specchio dopo il cross di Baldinini. Prova anche a cambiare le carte in tavola Pomante, inserendo Minnozzi prima e Picciolo poi, ma gli effetti sperati sulla gara non ci sono. Nei 6 minuti di recupero le avanzate del Pineto si fanno più arrembanti, ma ancora una volta in questa partita gli uomini di Pomante mancano di cattiveria. Al triplice fischio gioia in casa Fiuggi per la vittoria che lancia i laziali a più 8 proprio sui biancazzurri, che tornano a casa a mani vuote, ma con la voglia di tornare a far punti già dalla prossima sfida interna con il Vasto Girardi. Ma cosa è successo? Tutta la partita penso l'abbiamo fatta solo noi. Noi abbiamo perso la partita con l'unico tiro in porta del Fiuggi. Penso che tutta la partita abbiamo avuto padronanza del gioco, abbiamo condotto noi il gioco, non si sa quante volte la palla è passata davanti alla porta e non siamo stati cattivi. Abbiamo creato non so quante occasioni da gol. Secondo me sia il primo che il secondo tempo abbia fatto una grossa partita. Normale che il secondo tempo viene a mancare un po' di lucidità, perché anche a livello fisico un po' cali, che penso che sia anche una cosa giusta. È normale che sia un po' più confusionario, però oggi penso che se pareggiamo questa partita, sinceramente non era giusto neanche il pareggio, meritavamo la vittoria, però ci sta che il Fiuggi, devo fare complimenti a Fiuggi, perché dal primo all'ultimo minuto si vede che è una squadra che è in salute, che lotta fino alla fine, ha mantenuto il risultato, ha avuto la cattiveria di non perdere, ha lottato su ogni pallone. Noi forse dovevamo essere un po' più cattivi. Mister, l'avevate preparata così, nel senso cercare di coprirvi e poi ripartire sapendo che loro comunque si aprono? Allora, l'avevamo preparata così, nel senso l'avevamo preparata in tutti i modi. Poi l'evolversi del risultato naturalmente ti dice quello che, come gestire il risultato o
magari come cambiare atteggiamento. Queste le parole anche di Romondini, prima ancora abbiamo ascoltato Marco Pomante, probabilmente il messaggio che è arrivato prima dall'amico Valerio da Pineto è il messaggio che rilegge meglio la partita, perché francamente Pineto oggi non meritava di perdere. Beh, questo scontro visto diretto. Il filmato, il pareggio ci poteva stare, comunque sia, mi è dispiaciuto, io ero convinto che non perdesse a Fiuggi. Effettivamente quel gol ha fatto la differenza all'inizio, sì, diciamo che no. Il Fiuggi ha un po' speculato, lo ha fatto evidentemente bene perché ha giocato una gara di grande accortezza, ma ha speculato su quel gol iniziale trovato da fallo. Però il difensore non può, deve stare più, non può lasciarlo libero, quello sceglie. Allora, tra poco rivediamo il gol, qual è l'errore principale? Non andare a chiudere bene su Ficara che ha effettuato il cross, oppure quella dimenticanza prima di tutto, sul secondo palo di fallo? Quell'altro doveva stare più attaccato all'uomo, invece si è fatto scavalcare, quello addirittura in tuffo. Poi il Pineto era partito bene, qui una occasione all'inizio. Ma poi ha avuto un tiro al volo. Questo è il gol, perché Pepe va a stringere su Ficara, ma c'è un po' di spazio. Guarda quest'altro, guarda il 13. Probabilmente Mesisca si perde fall. Non può marcare così lontano. Mesisca si perde fall, che è il centravanti e bomber di questa squadra. Qui Davide Ciaccia che festeggia il gol del vantaggio della squadra fiuggina. Però poi il Pineto, ecco, qui ha avuto questa palla gol, ne ha avuta un'altra clamorosa con Mininkleri nel secondo tempo. Occasioni ve ne sono state, forse non c'è stata continuità nel produrre palle gol. Posso permettermi di fare una volta il gufo per il Fiuggi? Sì. Spero che Ciaccia dedichi il loro tempo al termine e lasci stare il Fiuggi. Però nell'intervista post-gara noi abbiamo proposto solo una parte, nell'intervista post-gara completa Davide Ciaccia, l'abbiamo mandata questo pomeriggio, dice no, il progetto Fiuggi va avanti io egoisticamente no. Perché per me, guarda, è onesto, quest'anno ci conto, è nota loro sono al terzo anno di proprietà del Fiuggi, volevano salire anche gli altri anni, non ci sono riusciti, ora la strada solcata sembra positiva, noi speriamo che non salga il Fiuggi, perché ovviamente speriamo che le abruzzesi, in particolare Pineto e Notaresco, facciano la loro parte. Però il Fiuggi ora è alla sesta vittoria consecutiva. Senti, io ho ragionato in questo momento da tifoso delle squadre abruzzesi, onestamente voglio sperare che succeda questo, perché prendono il termo va bene, anche il Fiuggi, insomma, vabbè, ho tutto. E il Pineto? Dunque, come deve superare questa delusione? Perché oggi la squadra non meritava di perdere, però insomma l'episodio ha fatto la differenza. Abbiamo sentito anche le parole di Marco Pomante che ha detto abbiamo attaccato ma forse ci è mancata nella ripresa un po' di lucidità, c'è stato un po' di stanchezza. Il Pineto è la squadra più accreditata, con chiunque parli, il Pineto è la squadra più accreditata di tutti per la vittoria del campionato. Ma questo non deve essere un handicap per il Pineto. Il Pineto deve veramente fare di tutto per l'esatto contrario del presidente del Teramo. Qui sono due presidenti, Notaresco e Coso, che sono prima di tutto innamorati del calcio e poi amano le proprie squadre, quindi è importante questo qui. Brocco, grande amico anche della famiglia Ciaccia, abbiamo visti Davide Ciaccia e Silvio Brocco a centrocampo, abbiamo saputo anche post partita, come sempre improntato al rapporto di amicizia, al grande fair play tra i due presidenti. Sì, comunque sia, io da questo punto di vista non ci sei. Per me quest'anno è la volta che devono vincere gli abruzzesi. Tu dici Silvio Brocco è davvero un signore, sei d'accordo, però gli chiedi di portare a casa questo campionato. Anche perché quest'anno per fortuna sia Fano che San Benettese stanno andando male. Sì. Poi l'anno prossimo non credo che la San Benettese vada a perdere a Basto Girardi come oggi, l'anno prossimo. Quindi poi l'anno prossimo, questo per me è un anno importante. Ok. Quindi, insomma, stesso discorso per il Notaresco, perché la vittoria di Fano oggi veramente è stata una vittoria molto 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 importante. Ok, mi fai l'assist, andiamo a vedere proprio il servizio della partita tra Fano e Notaresco, partita nella quale Epifani e non solo lui tornava da ex. Due punizioni l'hanno decisa, il servizio.
Terza sconfitta consecutiva per il Fano e ora è davvero crisi, nonostante i tifosi a fine partita abbiano incoraggiato lo stesso la squadra granata. Due punizioni a segno, una per tempo e il notaresco passa allo stadio Mancini. La prima azione pericolosa è per il San Nicolò, incursione di Valenti dalla destra, blocca Tolomeo, preferito a Stafessa tra i pali dell'Alma. Al sesto si fa vedere il Fano, Zanolla crossa dalla sinistra, Sciba la prende. Due minuti più tardi il gol del notaresco, con la punizione di Maio all'incrocio dei pali, il portiere granata non ci può arrivare. Lo stadio Mancini reclama tre rigori in tre azioni nel giro di 5 minuti, prima per un fallo su Casolla, poi su Russo e infine per un atterramento di Tortori, ma l'arbitro Davide Albani non è dello stesso avviso. Si continua, tiro di Valenti, alto sopra la traversa. Al 25esimo il gol del Fano per il pareggio, movimento di Russo che tira, la palla arriva a Fontana che la infila nel sacco. Al 31esimo azione pericolosa ancora per il granata, Russo entra e serve Zanolla, palla in angolo. Secondo tempo, al 7esimo ci provano i granata a passare in vantaggio. Tiro di Antezza, alto sopra la traversa. Al 9 ancora Fano, Fontana dal limite, palla lato. Sugli sviluppi di una punizione per un fallo di Russo, che viene ammonito, arriva il gol del notaresco al 57esimo con una punizione di Valenti. Successivamente, Fontana per il Fano si fa vedere dalle parti di Sciba. Il tiro è alto. Inizia la girandola dei cambi. Fuori Fontana e Manè per il Granata, entrano Zanni e Broso. Per il San Nicolò escono Pampano e Pesce. In campo Blando e Marchionni. Ci si avvicina al 45esimo. Colpo di testa del capitano Abel Gigli, niente da fare. Ci sono 4 minuti di recupero, un'ultima occasione dei padroni di casa per provare a pareggiare il risultato, con una bella giocata di Serges, subentrato dalla panchina. La palla svanisce a lato. Finisce così, Fano in silenzio stampa e ora mister Carmelo Gioffrè è a rischio esonero. Sì, per il risultato sicuramente, ma ero già contento di tornare perché già ho fatto un'intervista in settimana. Ancora non ingoio il boccone amaro che nell'anno che sono stato qua, perché sono stato benissimo e quindi mi sento quasi in debito tra virgolette, perché sono andato via e li volevo regalare la salvezza ai tifosi. Li ringrazio oggi dell'accoglienza che mi hanno dato, veramente mi hanno fatto anche un po' emozionare, perché vuol dire che stimano molto l'uomo e poi anche l'allenatore che fa piacere. Però per questo oggi mi sono rimasto anche sorpreso e sono contento e li ringrazio. Partita, grande partita contro due grandi squadre. Secondo me è stata una bella partita. Noi il primo tempo abbiamo avuto occasioni, anche loro, abbiamo sofferto un pochettino nell'uno contro uno, lavoravamo un po' male in mezzo al campo, facciamo ricevere troppo spesso la palla libera a loro tre quarti e siamo andati un po' in difficoltà nell'uno contro uno. Poi nel secondo tempo credo che abbiamo fatto meglio, non gli abbiamo tolto questa giocata e alla fine credo che abbiamo vinto con merito, perché abbiamo avuto anche altre occasioni, anche se c'è da dire che abbiamo incontrato, ripeto, una grande squadra, una squadra forte che gli auguro tutto il bene del mondo. Tre partite in casa ne abbiamo perse due, ma due non giocandole. Oggi abbiamo fatto una grande partita come abbiamo fatto altre fuori casa, una vittoria importante secondo me contro una squadra, ripeto, forte, quindi da questa vittoria adesso ci dobbiamo costruire sopra il castelletto per tutto il campionato, perché oggi ho visto anche cose sotto l'aspetto motivazionale molto importanti, perché se non facevi quel tipo di partita oggi qui non portavi a casa il risultato. Eccoci qua, allora in Serie A, vantaggio del Milan all'Olimpico con una punizione vincente di Ibrahimovic, Roma 0, Milan 1. A proposito di punizioni, due gol Chapeau. Capolavoro del notaresco. Due gol capolavoro. Comunque è stata una vittoria importantissima per il notaresco. Quindi, il Fano ha una classifica bugiarda rispetto al reale valore della squadra, quella del notaresco è una vittoria pesante. È una vittoria molto pesante. Tu pensa che in fase pronostico pensavo che il Pineto non perdesse a Fiuggi, magari rischiava di perdere il notaresco, no? Invece guarda, ha fatto due gol capolavoro, due punizioni, guarda, veramente. Guarda questo, guarda. Sì, una punizione di Maio bellissima, da Maio 25 che già metri. Da piazzato era andato in gol a San Benedetto contro il Porto d'Ascoli, poi c'è stata la punizione di Valenti nel secondo tempo che è stata la protezza che ha deciso la partita. Comunque bisogna fare i complimenti alla squadra e a Epifani, perché guarda, questa è una vittoria molto molto importante che dovrebbe dare autostima alla squadra. Da qui ripartire a testa bassa. Senti, però notaresco continua a vincere e a fare punti su punti in trasferta e poi in casa al Savini
perde le partite, perché gioca molto al di sotto delle sue possibilità, c'è un rendimento bifronte da parte del Notaresco. Come mai, secondo te, perché si può creare una dinamica del genere? Anche perché, io ho detto l'altra volta, se non c'è fattore campo, difficile vincere un campionato. Esatto, comunque sì, molto probabilmente, dato che ormai il Notaresco è una delle grandi realtà di questo campionato, da anni ormai, le squadre vanno a giocare a Notaresco, un po' si coprono, per cui per il Notaresco penso è così. Però il Notaresco ha le armi per scardinare le difese avversarie, sì, ha giocatori comunque di grande talento a livello tecnico, Marchionni, Valenti. Tu mi insegni una cosa, che faccio un esempio, no? Sì. La Serie A, il Sassuolo soffre tantissimo in casa, perché le squadre vanno lì. Siccome invece la però una squadra che ambisce a vincere il campionato non può avere questo grosso problema casalingo di ma anche l'anno scorso è una cosa che si porta dietro il Notaresco, molto probabilmente soffre molto quando la partita deve fare lei. Però è pur vero che il Notaresco ha perso punti in casa contro le meno grandi o le piccole, ma anche con le grandi. Scorso anno ad esempio perse contro il Campobasso lo scontro diretto, e una big viene a Notaresco e comunque fa un po' la partita, quindi no, molto probabilmente sarà il loro tallone d'Achille, perché effettivamente non gli manca, al Notaresco non manca niente, secondo me, per vincere il campionato. L'allenatore sta dimostrando al Notaresco di saper fare il suo lavoro, la squadra ormai sono diversi anni che si esprime ad altissimi livelli. Certo, resta il rimpianto di due anni fa sarebbe bastata un pareggio, una pareggio. Vedi delle oppure volte. Che questa disgraziata pandemia fosse arrivata una settimana prima e Notaresco quella è stata la fortuna di Gianluca Colavitto, comunque sì, lì è andata bene al Matelica, quindi di Colavitto è Micciola. Prima di passare a Nereto Montegiorgio, ma non è che abbiamo sottovalutato nei pronostici iniziali queste due laziali, forse perché sembravano un corpo marginale di questo campionato, invece Fiuggi e Trastevere vanno che una bellezza. Ma Trastevere comunque sia, ecco, la Trastevere anche l'anno scorso ha fatto un grosso campionato. Si pensava che in un girone nuovo potessero avere delle difficoltà. Però io ti ho detto, proprio dicevo a te, parlando con degli amici di Roma, mi hanno detto che Trastevere è un'ottima squadra. E a Trastevere stanno confluendo giocatori che hanno fatto il settore giovanile o con la Lazio o con la Roma. E tu capisci che sono dei settori giovanili di qualità. Quindi Reggeranno le due laziali, secondo te? Reggeranno? I tifosi abruzzesi mi auguro di no, però vedi che è un campionato difficile. Lo stesso Recanatese, che ha le spalle, si sa, c'è Guzzini, è la stessa Recanatese, è sempre lì. E poi a Giovanni Pagliari in panchina, che dovrebbe essere una garanzia, quindi. Allora, vediamo il servizio della partita di Nereto, sconfitta casalinga per la squadra di Bitetto, 2-0, il servizio confezionato da Samuele Mucci. Seconda vittoria di fila per il Montegiorgio, che passa a Nereto con il risultato di 2-0. Per il Nereto assente l'infortunato Mirabelli. Al terzo minuto calcio di punizione battuto da Ruci, Diglio respinge al lato. Al 24esimo un calcio di punizione battuto da Omiccioli, taglia l'area di rigore, Diglio smanaccia fuori. Poco dopo Ristovski calcia molto bene dalla distanza, grande parata di Gagliardini che si rifugia in angolo. Primo tempo con poche emozioni, che si conclude al 48esimo con una punizione di Albanesi che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa la partita si vivacizza. Al 54esimo la squadra di casa protesta per un probabile fallo di mano, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 64esimo primo squillo del Montegiorgio con Spagna che calcia in tapin sul palo, non riuscendo a sfruttare una respinta corta di Diglio. Al 71esimo Ruci imbuca per Perpai, ma viene murato dalla retroguardia avversaria. Un minuto più tardi l'episodio chiave della partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Puca crossa in area, Spagna stacca di testa, batte Diglio e sblocca la partita, portando la squadra marchigiana in vantaggio. È la sua seconda rete stagionale. All'82esimo minuto esce proprio l'autore del gol Spagna, lasciando il posto al numero 13 Perini. Due minuti più tardi il Nereto protesta vigorosamente per un atterramento in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 90esimo un calcio di punizione di Omiccioli sfiora l'incrocio dei pali. Durante il recupero Ferrini sbaglia il controllo e manda Santoro a tu per tu con il portiere, ma sciupa clamorosamente il gol del raddoppio.
Al 93esimo minuto sempre Omiccioli esegue un fantastico tiro a giro che si infila sotto al 7, sancendo il risultato finale di 2-0 per il Monte Giorgio. Nulla può l'incolpevole Diglio. Per il capitano rossoblù è la seconda rete in stagione. Al 95esimo l'arbitro mette fine all'ostilità. Il Monte Giorgio espugna Nereto con la seconda vittoria consecutiva. Continua invece il periodo buio del Nereto. Mister, un commento a caldo sulla partita? No, una partita dove non... dove abbiamo perso, meritato o non meritato, però purtroppo è capitata questa sconfitta, dove è stata una partita aperta, insomma, da una parte e dall'altra. È ovvio che tra l'altro anche su questo campo, sia per noi sia anche per gli avversari, non c'era tanta possibilità di poter giocare, lo si è fatto in entrambe le squadre fino ad un certo punto, però poi queste sono gare che si decidono con un episodio, così come è successo. Una nostra distrazione ha consentito loro di realizzare la prima rete, poi non siamo riusciti a... sì, abbiamo reagito, però senza costrutto e senza aver tirato. Poi stai lì a recriminare rigore, non rigore, un tiro non fatto, altro. Abbiamo perso, punto e basta. La lucidità è quella che ci stava prima, però alla fine capisco benissimo, quando si deve recuperare a volte la lucidità si perde, si dà maggiore spazio alla foga agonistica, insomma, per il voler recuperare. Dobbiamo ripartire perché non è ancora finita. Certo che è bruttissimo, perché sono sconfitte, questa come anche le altre, che possono lasciare il segno, ma fino ad un certo punto, perché per esperienza si va avanti e si deve cercare comunque di recuperare. Abbiamo la capacità e cercheremo in tutte le maniere di poterlo fare. Sì, diciamo che avevamo impostato la partita in questo modo, mister Mengo, in questa settimana. Più che il risultato, ha portato il focus su quello che era l'aspetto agonistico e di concentrazione, rischiando il meno possibile, perché la situazione della classifica non era delle più rose. Quindi abbiamo fatto legna, abbiamo messo carattere e determinazione ed è venuto il risultato. Beh, abbiamo visto un altro gran gol dopo quelli segnati dal Notaresco, la prodezza di Omiccioli, il gol dello 0-2 a partita quasi finita. Però è bello, però. Sì, gol assolutamente molto bello. Nereto che ha protestato per un paio di episodi, il primo mi pare sullo 0-0 a inizio secondo tempo, il secondo quando il Monte Giorgio era avanti 1-0. Vediamo rapidamente, questo è il primo episodio. Che dici? No, fallo no. Di mano? No, no, mi sembra che abbia il braccio attaccato al corpo. No, no. Si vede la posizione con le braccia incrociate, quindi penso che non potesse fare di più e di meglio il difensore del Monte Giorgio. Vediamo l'episodio sullo 0-1, altra rivendicazione del Nereto. C'è questo contrasto aereo qui. Qui però non so. Però potrebbero esserci gli estremi per il calcio di rigore, non tanto sul contrasto aereo, quanto qui su questo intervento del numero 6 del Monte Giorgio, adesso non ricordo il nome. È lo stesso discorso a partire del Pescara. Se l'avesse dato non è uno scandalo. Questo calcio di rigore. Però Nereto ha imbroccato male questo campionato, e anche il cambio in panchina non sembra aver giovato, nonostante anche qualche arrivo dal mercato, ma evidentemente questa squadra ha bisogno di essere ulteriormente rinforzata, altrimenti è difficile tirarsi fuori da una zona di classifica nella quale ci sono l'intorno anche San Benettese e Fano, che prima o poi si tireranno fuori, quindi poi per il Nereto sarà ancora più dura. Ma guarda, a proposito di questo, io non ho capito, Bartolini è andato via da Giulianova, sì, giusto? Lui è marchigiano, posta nella tua città la squadra. No? Lo ha fatto calcio anche con la Folgore Venegra. Sono d'accordo, ma adesso che vai a Pineto, allora mi aspetto a Nereto, che fai la squadra. Vabbè, diciamo che Bartolini ha colto l'opportunità di portare il titolo in una piazza voleva il calcio a un certo Nereto, livello. Nereto tipo Matelli, che è andato a Ancona lo stesso, ha trovato terreno fermo. Però la squadra falla, no? Perché adesso se sei in fondo alla classifica vuol dire che la squadra ha dei grossi limiti, perché hai detto bene te, Fano viene fuori, San Benettese viene fuori, fai presto a fare i conti. Diciamo che
c'è uno zoccolo che arriva dal Giulianova di questi calciatori, ma comunque col Giulianova si facevano campionati di medio-bassa classifica. E qui lo sta facendo e medio e bassa classifica lo stesso. L'inizio è stato questo, e purtroppo l'avvento di Bitetto non ha persona portato... seria Bitetto. Sì, 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 ma lui fa quel che può, ha sfiorato la vittoria contro la San Benedettese, c'è stato quel finale beffa. Però per il Nereto è difficile tirarsi fuori. Serve rinforzare ulteriormente la squadra. Appunto, per rinforzare il presidente, se tu con Giulianova hai fatto sempre dei campionati di fondo alla classifica, vai a Nereto, se non altro per una forma di... No, visto che a Giulianova ti contestavano, vai a Nereto e fa la squadra abbastanza competitiva, non per vincere il campionato, ma per fare un campionato di media classifica. Invece non l'ha fatto. Ecco perché ho detto potrebbe avrebbe potuto portare a casa sua la squadra. Assolutamente. Intanto c'è il raddoppio del Milan, ma mi pare sia stato annullato il gol di Leao. Sì, mi pare di sì. Ora ci sarà il check, ma gol al momento annullato. Andiamo a vedere i prossimi turni di Serie C e Serie D con l'ausilio della regia. Allora, ricordandovi che domani ci saranno due posticipi. Qui siamo alla 13ª giornata, sabato il derby toscano tra Pontedera e Grosseto, domenica alle 14.30 ancora Materica Virtus Entella, Imolese Gubbio, Lucchese Montevarchi, altro confronto tutto toscano, Olbia Carrarese, Pistoiese Viterbese, Siena Modena, gara di cartello, Teramo Fermana, match da non fallire per la squadra biancorossa, Vispesaro Reggiana e poi il Monday Night, Cesena Pescara, che è l'altra sfida di cartello di questa 13ª giornata. Qui ci sono due partite che assolutamente le abruzzesi non devono perdere. Il Pescara, vabbè che è imbattuto fuori casa, quindi mi dà abbastanza fiducia, non dovrebbe, spero che non perda Cesena, ma principalmente a me fa paura la Fermana a Teramo, perché il Teramo in questo momento... Non lo vedo... La Fermana anche... è un avversario ora molto... No, ma adesso c'è anche un discorso che per me delle volte, come si dice, piove sul bagnato. Mercoledì c'è la partita derby Teramo-Pescara. Sì. Metti che vada male, con quale spirito affronti? La Fermana è una squadra che da quando ha cambiato, ha messo Riolfo, va bene, Pescara forte. Dominato, sì. ha vinto Ancona, ha vinto l'Ancona e oggi con la vinto mi ha detto che forse se fosse raccontare il pareggio, però dice che ha giocato bene e non ha rubato niente. Quindi... Assolutamente, poi ho trovato dei giocatori impensabili, tipo questo Pannitteri che a Pescara ha fatto un partitone e oggi ha segnato il gol partita. Vediamo il turno di Serie D, la prossima giornata del girone F, le partite delle 14.30 di domenica, Aurora Alto Casertano Porto d'Ascoli, Chieti Castelnuovo, derby a tinte nero-verdi. Qua il Chieti deve vincere assolutamente, Chieti deve vincere. Monte Giorgio Fano, Notaresco Matese, Pineto Vasto Girardi, due match interni per Pineto e Notaresco, due gare insidiose, Recanatese Nereto, San Benedettese Castelfidardo, Tolentino Vastese, gara anche per la Vastese piuttosto complessa, e poi il derby laziale, Trastevere Fiuggi, per il Fiuggi un altro scontro al vertice. Spero che vinca Trastevere. Anche un segno X non sarebbe male. Beh, vabbè, comunque, se dovesse vincere Trastevere, il Pineto dovrebbe vincere con Vasto Girardi, il Notaresco vincono, vanno avanti. Va bene, queste le tue previsioni, Aldo, grazie. No previsioni, speranze. Speranze, grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie dell'invito e buona serata a te. Io ringrazio Maurizio Daguin, regia, tutti i colleghi che hanno lavorato, da Paolo Renzetti a Jacopo Forcella, Agna Cantagalli, Stefano Recanati, Roberta Di Santi, il debuttante Samuele Mucci, bravo Samuele, prosegui così, grazie anche a coloro che hanno costituito la parte tecnica, i vari Claudio Di Giacomo, Claudio Di Giulio Antonio, Gaetano Otero, Karim Finotti, Loris Bennato, speriamo di non aver dimenticato nessuno, Maurizio Daguì come detto in regia, chiaramente l'Abruzzo del pallone live torna domenica pomeriggio con Teramo Fermana e la Serie D, poi la parte serale e poi lunedì prossimo ancora al posto di replay per il Monday Night tra Cesena e Pescara. Non perdete nel frattempo replay domani sera, Proteramo martedì e una sorpresina che stiamo preparando per il derby di Coppa Italia, magari dopo la trasmissione di pallavolo curata da Sergio Zappalorto vi terremo compagnia anche in quella circostanza. Buona serata.